stadi. La Evo. La Evo Pick-up. Pick-up. La Evo Cross. E anche qua si sono superati. Cioè, le hanno messo dentro un allestimento di una supercar su un mezzo di lavoro. Non si può più chiamare mezzo di lavoro, no, direi, perché è una vettura alla fine a tutti gli effetti, col vantaggio che però è detraibile fiscalmente, perché non è né uno, è un autocarro, per cui è divertente da usare, lo spazio per mettere sulle bici, le cose, cioè non è detto... Le bici non a caso, è stato detto le bici, così... No, potevo dire la barca, il surf, no, ho detto le bici. Le bici, vabbè, tanto lo sapete che lui è un ciclista proprio, esatto, tanto vi darà l'appuntamento. Sempre a mezzogiorno. Mezzogiorno di no, tutti i giorni. Tutti i giorni, che tutti i giorni, allora... se avete tempo venite qua a mezzogiorno, lui parte con la bici e potete andare a farvi una pedalata insieme, insomma, esatto, che può essere divertente. Ma non vedo mai nessuno, eh. No, non ha voglia di faticare. E i clienti arrivano contentissimi, perché guarda, sono contento perché arrivano e continuano a portarmi nuovi clienti. Beh, questo che secondo è importante. Me questa è la cosa migliore. Assolutamente. No? Cioè, il fatto che tu vendi una macchina vuol dire che se viene